Allora, Università Invisibile a me mi fa pensare a una, come se fosse una rete di conoscenze, di rapporti che si articola soltanto in piccole connessioni immediate, tipo quelle che abbiamo avuto noi oggi, però che già implica che ce ne saranno tantissime altre, in altri posti, in altri luoghi, e che in realtà non si configura come l'università fisica, no? Che è un palazzo, che è il palazzo, l'ho appena detto, implica la gerarchia, il verticale, no? L'esistenza dei criteri meritocratici, di tutta una serie anche di pesantezza fisica, no? Invece il fatto che sia un'università invisibile a me fa pensare proprio a che ne è rimasto solo la parte più sublime, no? La parte più pulita della conoscenza, e che in qualche modo si articola senza spazi, cioè è come se ricostruissimo gli spazi in tutti i posti dove ci incontriamo e dove ci rincontreremo per continuare tutti i discorsi che abbiamo cominciato oggi. E questo è quello che mi fa pensare, e mi sembra una cosa bellissima. Ricorda un gruppo che ho conosciuto da poco che hanno elaborato il concetto della ricerca conviviale, per cui si chiama ricerca conviviale e insegnamento insurgente. Per cui, capito, l'idea di creare delle strutture di conoscenza, di insegnamento, di apprendimento, però che abbiano alla base solo e esclusivamente la condivisione e la trasformazione delle strutture sociali e politiche. Questo è quello che mi